Bene, rieccoci qua proprio nel momento in cui il basilese Hubert Schwab chiude la sua prova con un tempo decisamente alto secondo le attese, però Schwab, c'è da ricordare, Marco Vitali, che è sicuramente ha disputato un buon Giro d'Italia, coronato anche in un paio di giorni nella maglia bianca di miglior giovane, no? Sicuramente, è un corridore che deve ancora fare esperienza, Schwab, questa prima parte del Giro, corsa addirittura in maglia bianca, credo che gli darà molto morale per il futuro. Ha corso sempre all'offensiva anche nella prima parte di questa corsa, poi ha risentito un po' della stanchezza nella seconda parte del Giro d'Italia. D'altra parte bisognava tenere duro, è uno dei due svizzeri insieme a Morabito rimasti in gara, quindi per Schwab l'occasione comunque di segnalarsi. Nel frattempo, con noi in postazione è arrivato anche Federico Colbertaldo, che lo ricordo è un nuotatore, non è un ciclista, anche se quest'oggi siamo in una situazione un po' da nuoto, visto il tempaccio che si è abbattuto sulla zona del Veronese. Colbertaldo, lo ricordiamo, quarto agli ultimi mondiali negli 800 metri, anche se in area c'è una squalifica del tunisino Melluli e dunque potresti anche guadagnare la medaglia di bronzo. Però ci interessa soprattutto sapere quello che hai fatto tu quest'oggi in ambito ciclistico, Federico, vero? Sì, quest'oggi ho fatto la tappa al simulatore. Sì. Praticamente è una bici andata sul rullo e su un video viene trasmessa tutta la tappa filmata, sì. Quindi è come fare la tappa dal vero, cioè il simulatore simula la salita. E perché hai fatto questa esperienza? Ho fatto questa esperienza perché era una nuova sfida e poi per pubblicizzare anche l'iniziativa Un sogno per il Gaslini, che sì. È un'iniziativa per raccogliere dei fondi, certo. per costruire una zona ricreativa per i bambini a Gaslini. Certo, legata anche alla Juventus, no? Giusto? Sì. Ascoltami, quanti chilometri hai fatto con questo simulatore? Ho fatto circa metà tappa. Con un tempo rispetto a quello di Zabrinsky? Allora, metà tappa, Zabrinsky vediamo subito. Dopo 20 km, 26 e 32. Tu cosa hai fatto? 4 minuti ho preso da Zabrinsky più o meno. Mica tanti quindi. No, però oggettivamente lui aveva corso per far tutto, io invece avevo quell'obiettivo lì. Certo, ma non è che ci sono comunque caratteristiche un po' simili tra un ciclista e un nuotatore, soprattutto di lunghe distanze come sì, te? Sì, sicuramente penso la capacità aerobica sia una cosa comune, perché la capacità di mantenere su una frequenza cardiaca un certo volume penso che siano cose che siano uguali, solo che nel nuoto, mentre la gara più lunga che faccio io dura 15 minuti, qui invece sono decisamente più lunghe le gare. Tu mi dici che sei trevigiano di Valdobbiadene, dove si produce tra l'altro il prosecco, ma in genere vanno tutti in bicicletta, come mai tu ti sei dedicato al nuoto? Perché hanno aperto la piscina proprio negli anni in cui avevo 5 anni e ho iniziato a nuotare così per scelta dei miei genitori, anche per curare un po' di problemi alla schiena. E del mondo del ciclismo, che per certi versi sta vivendo un po' gli stessi problemi che vive anche il mondo del nuoto, soprattutto per quel che riguarda il brutto fenomeno del doping, tu che cosa ne dici? Io vedo che anche nel ciclismo c'è un tono forse un po' troppo di caccia alle streghe, sì. Secondo me è sbagliato, perché è giusto punire chi effettivamente ha fatto uso di sostanze o di pratiche illegali, però non è neanche giusto accusare senza motivo sì. I corridori, anche nei nuotatori. Infatti in questo periodo qua c'è anche nel nuoto, grazie all'Equipe, il giornale francese, sì. È stata un po' una caccia alle streghe, hanno accusato Torp di doping anche senza motivi, sì. Senza prove tangibili. E Melluli adesso magari è già più concreta la cosa, comunque sì, per un atleta come Melluli che si vive e allena negli Stati Uniti è una cosa abbastanza rara, perché generalmente nel nuoto interessati al doping sono quasi sempre atleti dell'est, dei paesi ex sovietici. Però credo che sia giusto tenere la guardia un po' alta. No, è assolutamente giusto, e nel nuoto comunque ci sono dei buoni controlli, cioè io stesso che sono nel ranking mondiale nelle prime 5 posizioni subisco praticamente un controllo a sorpresa ogni 3 settimane. Ogni 3 settimane? Sì. Noi pensavamo, sai Marco, perché i ciclisti dicono spesso, insomma, noi siamo i più tartassati così, in realtà vediamo che anche nelle altre discipline più o meno succede la stessa cosa. Specialmente le discipline di fondo, che chiaramente hanno un po', come si è detto, lo stesso tipo di sforzo aerobico, eccetera. Quindi è giusto controllare sempre di più, è giusto fronteggiare, arginare questo fenomeno che è molto... incide molto sullo certo. Sport attuale. Per chiudere, Federico, immagino il tuo prossimo obiettivo Pechino, no? Pechino, sì. Dove? Pechino. Sì, no, ma dove vuoi far cosa? Non so, nelle gare... Devi migliorare il quarto posto dei mondiali, nelle no? Nelle gare devo migliorare il quarto posto e nel 1500 provare a fare il colpaccio, provare magari anche a avvicinarmi al record europeo e comunque provare
sarebbe bello poter fare anche un dischetta gara sui 400 e una staffetta. E per chiudere, che cosa che ti piace di più di questo mondo del ciclismo? Il ciclismo secondo me è bellissimo per i paesaggi, perché viaggiando anche si possono vedere dei posti, delle condizioni, diciamo è un'avventura anche il Giro d'Italia. Secondo me questo manca un po' nel nuoto, è una delle cose che mi piace di più del ciclismo. Va bene, ti ringraziamo, in bocca al lupo per il tuo futuro, ma su queste ultime parole vorrei ricollegarmi ancora con Marco Pastonesi, Marco della Gazzetta dello Sport. Perché è vero, lo si dice spesso, no? Insomma, ha vissuto e continua a vivere dei momenti un po' difficili nel mondo del ciclismo, però è altresì vero che di controcanto c'è sempre un seguito popolare che per certi versi sembra quasi paradossale, visto i brutti momenti che vive il ciclismo. Come te lo spiego? No, me lo spiego perché secondo me il ciclismo è più forte di tutti, è tale l'emozione di vedere chi passa in bicicletta, ed è tale il piacere anche sadico, un po' sadico, di vedere quanto soffre uno in bicicletta, che continua a esserci una grande popolarità. Poi la cosa stupefacente, insomma, del ciclismo è la capacità di passare sotto casa, cioè è l'unico sport che si disputa, che viene in casa tua, cioè non vai tu a vedere in velodromo, sì, nelle riunioni su pista, ma è lo sport che viene da te. E questo secondo me è la cosa più bella e più coinvolgente, più affettuosa che ci si possa aspettare. E poi anche queste storie di doping, giustamente da condannare, da perseguire, però finché, questa è la mia teoria, finché c'è un solo corridore pulito, il ciclismo ha ragione di esistere. Poi pazienza, i risultati cambieranno, ci saranno delle cose sospese, ci saranno degli albi d'oro in bianco, come forse il Tour de France, ma pazienza, insomma l'importante è che ci sia gente disposta a fare questo sport in maniera trasparente. Però rispetto ai brutti anni 90 sicuramente adesso ce n'è più di uno pulito. Ma certamente, ma guarda che poi noi continuiamo, è una nostra piccola statistica e piccola indagine personale, ma è quella di scoprire dei corridori che vanno a pane acqua o pane vino, insomma non stiamo lì a distinguere. E ce ne sono tanti e vanno valorizzati. E sarebbe bene che anche i giornali come la Gazzetta dello Sport si occupassero di loro, e non soltanto dei primi, non soltanto dei campioni, non soltanto forse di quelli più soggetti a pressioni per ottenere risultati e quindi più fragili da un punto di vista dopo. E per esempio io parlo di Vanotti. Appunto, volevo farti raccontare la storia di Vanotti, perché noi in telecronaca negli scorsi giorni abbiamo già parlato a lungo di Pinotti, con Rubens Bertogliatti abbiamo sviluppato lo stesso tipo di discorso. Noi vorremmo che per l'appunto questi atleti che sono puliti, non dico che debbano lanciare loro un grido d'allarme, ma che iniziano ad alzare la voce dicendo insomma noi siamo puliti, non siamo più d'accordo che ci siano quelli che magari vanno più forte di noi perché fanno delle cose illecite. Sì, la posizione di Alessandro Vanotti, un bergamasco, e gregario nella Liquigas, quindi gregario di Di Luca, è molto chiara, cioè io guardo a me stesso, io non voglio giudicare nessuno, io non mi sento offeso, non mi sento ferito, non mi sento danneggiato, perché a me quello che interessa è me stesso. Allora lui mi ha raccontato che un giorno, parlando proprio con sua moglie Romina, una parrucchiera, una ragazza di sani principi, si sono messi lì a tavola e hanno cominciato a parlare di questa possibilità evidente di poter ottenere degli altri risultati, e, come dire, truccando, no? Prendendo delle scorciatoie chimiche o del genere. E insieme hanno deciso che non era il caso, che non vale la pena, che va benissimo arrivare in fondo al gruppo, ma con la coscienza a posto. Ecco, questo di poter andare a dormire con la coscienza a posto, secondo me è un fatto straordinario. E poi non necessariamente Marco Vitali arrivi in fondo al gruppo, perché Andy Schleck insegna, noi mettiamo la mano sul fuoco su Andy Schleck, che si può essere protagonisti anche in una corsa a tappe dura, dispendiosa, come il Giro d'Italia, andando a Leclerc, sempre di più. E d'altra parte questa è anche la nostra speranza, il nostro auspicio. Credo che difficilmente sarebbe stato possibile 10 anni fa, e ora
con i progressi dei controlli, soprattutto è quello diciamo, che è successo in questi ultimi anni e specialmente in questo ultimo anno, questi controlli sempre più efficaci, c'è la speranza che il ciclismo vada verso un avvenire diverso e che poi appunto tutti questi corridori che in fondo oggettivamente sono rimasti danneggiati in questi ultimi anni abbiano la possibilità di esprimere la loro etica, perché in fondo si tratta per i giovani di costruire più che un sistema di divieti un sistema etico che in qualche modo permetta loro di affrontare questo mestiere con un'altra mentalità rispetto a quella a cui hanno dovuto in qualche modo piegarsi anche quelli della generazione precedente, perché era difficile, ricordiamolo ancora una volta, correre negli anni dell'Epo, sì, negli anni in cui l'Epo non si trovava senza usarla. Sì. Nel frattempo noi cambiamo argomento, abbiamo raggiunto telefonicamente Pietro Giri, direttore sportivo della Sogna di Valprodire. Ben ritrovato Pietro. Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora Simoni, quest'oggi deve soprattutto difendersi, crediamo. Sì, bisogna che si impegni, anzi vuole impegnarsi per fare, per difendersi, perché alle spalle ci trova Cunego e Mazzoleni, che uno a un minuto e uno a un minuto e venti, circa 25. Quindi deve impegnarsi molto, perché soprattutto Mazzoleni sul passo è molto bravo, insomma. Sì. Pietro, ma è vero che a Simoni non interessa poi più di quel tanto salire sul podio? Ma io credo di no. Ah. Così a volte l'espressione dice, è vero che sono tanti anni che corre, che è ad alto livello, che ha vinto il Giro d'Italia, però io lo vedo da come si impegna, come segue il suo mezzo, la bici, tutto quello che lo fa, che c'è da fare, lo fa con molta molta attenzione. Secondo te c'è da avere più paura per l'eventuale recupero di Cunego o di Mazzoleni? Ma direi tutti e due uguali. Cunego corre in casa, perché a Verona è casa sua e sicuramente darà più di quello che può, e Mazzoleni per le qualità che ha sul tipo di corsa come questa. Pietro, per chiudere, Gilberto Simoni a cronometro non è mai andato molto bene, ma può cambiare qualcosa il fatto che lotti comunque per raggiungere il podio e il fatto che questa sia una cronometro messa lì al penultimo giorno? Ma non le ha mai fatte. Io mi ricordo quando ha vinto il Giro con me, la crono Sirmione e Salò, arrivò secondo alle spalle, mi sembra, di Gonciar. Sì. E quando le crono vengono dopo le tappe di montagna, ha sempre corso a ottimi livelli e soprattutto ha tenuto testa agli uomini di classifica. Certo, passando gli anni ci si specializza, si diventa un po' più resistenti, ma però magari si perde un po' quello che è lo smalto della spinta del giovane, insomma. Sì. E quindi fai un pronostico, Pietro? Ma io credo che salverà il terzo posto, sono convinto. Va bene, ti ringraziamo, in bocca al lupo allora. Grazie, buongiorno. Pietro Giri, lo ricordiamo ancora, direttore sportivo della Saunier e Duval a Prodire, mentre qui sta per partire Marzio Bruseghin, che è il vincitore della cronoscalata di Europa, che era addirittura in profumo di maglia rosa, perché a un certo momento prima della frazione delle Tre Cime di Lavaredo era lì ad una cinquantina di secondi da Danilo Di Luca, poi però è saltato sulle grandi montagne, Marco, tutto sommato un po' secondo logica, no? Sì, lui dice di aver accusato il freddo. Io sospetto che ci sia anche una crisi di responsabilità, cioè non è un buon corridore, però non può avere quelle responsabilità lì di classifica, sì, cioè le subisce, le patisce, le soffre. Un po' come Piepoli, ci sono questi corridori che non sanno tenere psicologicamente per 3 settimane. Sì, ma anche forse per un solo giorno, cioè il fatto di partire titolare, di partire favorito o di avere la responsabilità, la possibilità di guadagnare la maglia rosa è troppo. Allora io non so, lui probabilmente non è una cosa di cui non ti rendi neanche conto, ma che in qualche modo intossica i muscoli o forse inquina l'anima, ma sì, comunque ti frena, ecco, è un pensiero che frena. C'è qualcuno che diceva in bici è meglio non avere pensieri, perché i pensieri frenano, ecco, i pensieri basta tenerseli in allenamento. Ma forse per quello Bruseghin non ha quasi mai vinto nella sua carriera, sempre secondi posti.
tanti secondi posti anche per un solo secondo, tant'è che a Europa quando ha vinto per un secondo la prima cosa che ho pensato è un errore del cronometro. Lui ha detto. No, io. Ma tu l'hai detto. Pensavo che l'avesse pensato lui. Marco Pastonesi, lo ricordiamo ancora della Gazzetta dello Sport, per chiudere, quanto ti ha appassionato e quanto ti sta appassionando questo Giro d'Italia? Sì, il Giro è sempre di una bellezza sconvolgente, no? Devastante in qualche modo, te ne accorgi quando torni a casa, cioè questi ritmi da corsa, da viaggio, da esplorazione, da scoperta di storie, e quando torni a casa insomma ti mancano da matti, rimani sbalestrato per qualche giorno, e questo da una parte non è bello, dall'altra significa che il Giro è proprio per noi giornalisti, per noi, come dicevano una volta sui Ver, insomma è una grande affascinante avventura. Un manco che durerà 4 settimane, perché poi inizia il Tour de France, quindi sì, infatti è questo che ci spinge a vivere ancora. Ecco, a proposito del Tour de France, c'è una differenza sostanziale rispetto al Giro da questo punto di vista, sto parlando dal punto di vista, no, di storie, le storie sono identiche secondo me, perché le storie sono quelle dei corridori, sì. Ogni corridore ha almeno una storia straordinaria da raccontare, che è la sua. E tecnicamente invece? Tecnicamente secondo me il Giro è più interessante del Tour, è una corsa più difficile. E da un punto di vista giornalistico, cioè da un punto di vista di un giornalista, il Tour de France è più pesante, un po' perché c'è un'organizzazione maggiore, c'è una struttura mastodontica. È una struttura maggiore, ci sono più chilometri da fare, ci sono più barriere da superare, ed è meno facile parlare con i corridori, il che è il senso del nostro mestiere. Molto banalmente, e questa è davvero l'ultima domanda, Marco, quest'oggi come la vedi la lotta per la classifica generale? No, per la classifica rimane tutto così. Cioè Di Luca primo, Schleck secondo, Luca prima, terzo Simoni. Secondo Schleck, e Simoni deve temere da Mazzoleni. Però più che da Cunego. Più che da Cunego, cioè e lì è strano, perché Cunego io non l'ho mai visto come un cronoman. Al Tour de France secondo me aveva fatto un exploit clamoroso. Mazzoleni, francamente, Mazzoleni di cronometro a tutta, di 43 km non ne ha mai fatta una. No. E quindi Schleck non ne parliamo, quindi è il terzo posto, è veramente, cioè insomma è un po' un'incognita. E Simoni, dipende, Simoni è strano, cioè è uno che dice che se ne frega del podio, però come fai a rinunciare a un podio così? Ma in effetti Pietro Algieri, l'abbiamo ascoltato poc'anzi, è sentito, no? Diceva no, ma secondo me ci tiene come a questo ottavo podio nella sua storia del Giro d'Italia. Ma sì, anche secondo me, perché non è detto che poi sia l'ultimo giro di che sia, cioè che l'anno prossimo lui faccia un altro Giro d'Italia, non è detto, non è scontato, e allora tanto vale finire in bellezza. Bisogna vedere se l'amore per la mountain bike è amore vero oppure no. No, ma forse, chissà, secondo me forse lo fa non tanto per l'amore per la mountain bike quanto per l'amore per la bici, perché secondo me lui è un grande innamorato del ciclismo. Bene, noi ringraziamo Marco Pastonesi per queste sue parole dalla Gazzetta dello Sport, mentre con Marco Vitali chiedo: è successo qualcosa nel frattempo? Beh, si sono succedute le partenze di corridori importanti, come abbiamo visto, prima di tutto Pozzovivo, che è il terzo della classifica dei giovani, anche se è molto distante dai primi due, quindi non ha nessuna possibilità di recuperare. Naturalmente questa classifica della maglia bianca è guidata da Schleck, Ricò è distante a 2,55, Pozzovivo terzo addirittura a 18 minuti oltre. Poi è partito Garzelli, che ieri sembrava il favorito della tappa all'arrivo delle Terme di Comano, ma Garzelli pare abbia preso proprio nel finale una crisi di fame che gli ha tagliato le gambe praticamente. Peccato, perché anche noi lo davamo per favorito, poteva agguantare la sua terza vittoria di tappa e sarebbe stato per lui un vero record. Poi è partito Savoldelli, il cui Giro d'Italia è stato in chiaroscuro, handicappato, se così si può dire, da una caduta proprio prima delle montagne più difficili, quindi con un rendimento che poi non è più stato quello che Savoldelli poteva avere sulle montagne. Poi è partito Piepoli, la maglia verde conquistata definitivamente, e poi, come abbiamo visto, Sella e Bruseghin, ora in strada anche Pellizzotti. Nel frattempo noi abbiamo raggiunto telefonicamente Stefano Zanatta, direttore sportivo della Liquigas, e di Danilo Di Luca. Dunque, ben ritrovato Stefano. Sì, buongiorno a tutti. Sei tranquillo o c'è un po' di apprensione? Tranquilli, siamo tutti qua, è facilissimo, però cerchiamo di vivere il più serenamente possibile in attesa di
difficile dare tutto sulla strada. Però mi sembra che questi due minuti e mezzo, insomma, siano un bel... Certo, sono un buon vantaggio, speriamo di amministrarlo bene. Danilo sta bene, si trova, diciamo, anche una condizione psicologica buona, sì. Per cui credo che ci difenderemo fino alla fine con i denti. Con il lavoro fatto in questi ultimi due anni, e soprattutto in pista, secondo te Di Luca quanto è migliorato realmente a cronometro? Beh, sai, la maturazione in questi anni è aumentata, diciamo, rispetto ai primi, anche un 50%, perché i primi anni non pensavo proprio alla crono e quindi non si applicava neanche con gli allenamenti, credo. Da tre anni a questa parte ha dimostrato un po' più di pensando di poter vincere, sì. Di vincere un giro, di poter fare degli ambiti specifici, di applicarsi, e per cui è migliorato, ovviamente con la resistenza è un po' l'età, per cui è migliorato. Sì. Stefano, un'ultima domanda, il tuo ruolo quest'oggi lì in ammiraglia alle spalle di Di Luca consiste soprattutto in cosa? Ma incitarlo, dargli i tempi, dargli, teniamo una spalla che abbiamo sistemato e una sequenza di pedalata e quindi di poterlo incitare quando si servisse, dargli soprattutto i tempi, perché è uno che vuole sapere, sì. Come è messo, anche se è un po' in ritardo poi avanti, e aiutarlo a gestire la cronometro in questi 50 minuti, quindi, che dovremmo fare 43, sì. Chilometri, tanto supporto anche alla miraglia, non sempre messi solo. Usi il megafono? No? Se usi il megafono? No, abbiamo radioline, insieme con la radiolina, per cui solo lui, diciamo, io sono in macchina. Va bene, grazie mille, grazie a Stefano Zanatta, direttore sportivo della Liquigas e dunque di Danilo Di Luca. Abbiamo scoperto che quest'oggi ci sarà la radiolina, che in genere Di Luca non vuole. Sì, in effetti è un'occasione speciale quella di oggi, si tratta di vincere il Giro d'Italia, si tratta di avere i dati in diretta, perché Di Luca correrà sui suoi avversari, ha annunciato una partenza veloce per poi gestire l'avvantaggio nel secondo tratto di questo percorso, a lui sulla carta un po' meno favorevole. Direi che Di Luca è in carrozza, anche perché, come dice Zanatta, è migliorato molto a cronometro, ha fatto allenamenti specifici, spesso due volte alla settimana con la bicicletta a cronometro, quindi Di Luca con il vantaggio, oltretutto che si ritrova, e con gli avversari che non sono dei veri cronomen, o comunque quelli che lo sono distanti, direi che questa sua tranquillità è del tutto giustificata. Certo. E inoltre sappiamo che Di Luca sa ragionare con molta freddezza anche nei momenti più delicati del Giro d'Italia, in cui la sua situazione sembrava in pericolo, lui l'ha saputa gestire veramente con grande capacità e grande freddezza. Nel frattempo, mentre stanno pian pianino partendo tutti i migliori della classifica generale, va ancora ricordato che attualmente il miglior tempo finale sempre è tenuto dal vice campione del mondo della specialità, vale a dire l'americano David Zabrinsky, secondo all'ultimo mondiale nella prova a cronometro alle spalle del nostro Fabian Cancellara. Il tempo di Zabrinsky è 52,58 secondi, ad una media che sfiora i 49 km orari. Non è una media stratosferica, tipo quella per esempio ottenuta da Francesco Moser in quel di Verona nel 1984, quando andò in scena proprio su queste strade uno degli episodi più, insomma, anche più discussi del Giro d'Italia, della sua storia, no Marco? Beh, certamente è una cronometro storica quella che Moser ha vinto battendo Fignon, e ricordiamo anche Daniel Giesinger vinse con 2:24 addirittura su Fignon e 2:38, sì. Su Giesinger, per la prima volta nella storia del Giro ad oltre 50 di media. Questo fu effettivamente, sì. Storico, in effetti per la prima volta si usarono anche le ruote lenticolari, e poi c'è stato, si dice, l'aiuto dell'elicottero che spinse Moser un po' nel tratto finale, e poi forse anche l'aiuto determinante del professor Conconi, e Moser ha confessato di aver usato le trasfusioni di sangue quando in quei tempi lì non erano ancora vietate. E fatto sta che Laurent Fignon ha perso un Giro d'Italia per le ruote lenticolari, adesso parlo solo di questioni prettamente tecnico-meccaniche, e un Tour de France 5 anni più tardi nell'89 per il manubrio da triatleta
usato da Greg LeMond, che vinse quella famosa cronometro e che vinse il Tour de France sui Campi Elisi per soli 8 secondi. Quindi mentre parte Ricò, battuto dalla tecnica in effetti. È vero che poi Fignon si rifece con grande impeto vincendo quella Tour dell'84, poi però quella Tour perso da LeMond nell'89, certo, a Fignon li brucia ancora. Questo anche per sottolineare il fatto di come Verona abbia abbracciato in più circostanze il Giro d'Italia, ospitando anche alcune ultime tappe del Giro d'Italia, come abbiamo ricordato poc'anzi, e questo decisamente molto significativo nel 1984, anche nell'81. Il Giro si chiuse qui a Verona con una cronometro vinta dalla norvegese Knudsen e con Giovanni Battaglini, che conquistò la maglia rosa finale. Bisogna dire che quella media molto alta di Moser era stata ottenuta su un percorso più facile di quello odierno, in condizioni anche molto diverse, quindi direi che non sono paragonabili quelle due medie. Comunque 49 o quasi di media oggi direi che comunque una gran velocità. Nel frattempo Bruseghin non mi sembra viaggiare sui migliori tempi. Bruseghin, che conosce benissimo queste strade anche perché le ha allenate molto proprio per quel mondiale del 2004 dove giunse sesto. Mentre sta per chiudere Paolo Bettini la sua prova, il campione del mondo che quest'oggi, siamo in una corsa contro il tempo, non può indossare la maglia iridata, che generalmente invece in questo tipo di esercizio indossa Fabian Cancellara. Una Paolo Bettini che è andato durante tutto l'arco di questo Giro d'Italia più volte a cercare la freccia vincente, però non l'ha mai trovata. Ancora una chance, quella domani. Di domani a Milano. Dovrà battere però Petacchi, è un Petacchi straordinario. Come l'abbiamo visto a Riese gli ultimi giorni, non è facile batterlo. Bettini poi sembra aver speso veramente tanto nella prima parte del Giro d'Italia e sembra un po' meno in palla in questa seconda parte, anche perché risente un po' dei dolori di una caduta in campagna. Ieri, ad esempio, col freddo ne ha risentito molto. Intanto Riccardo Ricò, il sesto della classifica generale, dopodiché sarà il turno di Mazzoleni, Cunego, Simoni, Schleck e Di Luca. Tutti questi atleti parteranno di 3 minuti in 3 minuti. Ricò vincitore della tappa probabilmente più suggestiva di questo Giro d'Italia, vale a dire su alle tre cime di Lavaredo davanti al compagno di squadra Leonardo Piepoli. Due doppiette per la formazione diretta da Mauro Gianetti, e cioè la Sonia di Valla Prodir. Oltre alle tre cime di Lavaredo, anche la doppietta ottenuta in vetta allo Zoncolan con Simoni primo e sempre Piepoli secondo. Quattro le vittorie di tappa per la squadra in maglia gialla, un vero e proprio successo che però dovrà essere ulteriormente coronato, ovvero Marco Vitali, con la conquista del podio da parte di Simoni. Sarebbe proprio coronamento, come dici tu Armando. Non è facile l'impresa di Simoni, l'abbiamo già detto in precedenza, però è nelle sue possibilità un Simoni che è sempre cresciuto nell'ultima settimana del Giro d'Italia, e sappiamo che contano relativamente poco le qualità specifiche in una cronometro quando tutti i corridori sono stanchi, quindi un Simoni che qualche chance, anzi direi parecchie, ne ha. Intanto parte anche Eddy Mazzoleni. Mentre qui vediamo il tempo di Bruseghin dopo una decina di chilometri, 15.02. Quindi partito bene Bruseghin. Sì, direi è partito bene, considerando che nella prima parte del percorso c'era quella salita, lui direi un po' meno adatta rispetto a Zabriskie. Sì, quindi mi devo scusare, io prima avevo letto un dato completamente sbagliato proposto dal computer di bordo, che è qui nei pressi della nostra postazione, e pertanto correzione ulteriormente d'obbligo. Buona partenza da parte di Bruseghin, che dopo 8 km è lì a rivaleggiare con i migliori, e il migliore attualmente lì dopo 8 km è Paolo Savoldelli. E non abbiamo sufficientemente tenuto conto di Savoldelli, che ormai ha corso un po' a risparmio in questi ultimi giorni proprio per cercare anche lui, come Zabriskie, di vincere questa cronometro. Quindi attenzione a Savoldelli, potrebbe essere per lui il grande riscatto. Sarà però importante valutare la prova di Paolo Savoldelli fra qualche chilometro, quando il bergamasco si presenterà lì al chilometro 20 e 8 di corsa.
perché Zabrinsky sostanzialmente ha costruito quello che attualmente è il suo miglior tempo tra il chilometro 10 e il chilometro 20. È lì che ha fatto davvero la differenza. E però Armando poi ha perso un po' nella parte finale, quindi per Savoldelli, anche se dovesse avere un tempo peggiore dopo due terzi del percorso, potrebbe ancora esserci possibilità di recupero. Ricorderete quella tappa di Pinerolo, per chi l'ha vista, quella tappa vinta in volata da Petacchi su Balducci e McEwen, quella maxi caduta, una sessantina di corridori. Ebbene, Savoldelli fu il più danneggiato in quell'occasione, e toccò una transenna malamente, ebbe dolori nella tappa successiva che arrivava a Brianson, proprio quella tappa che doveva lanciarlo verso l'ultima settimana del Giro d'Italia. Quindi un Savoldelli che lì perse molto terreno, fu escluso dai piani alti della classifica generale, e quindi un Savoldelli che oggi credo freme per dimostrare che avrebbe potuto vincere questo Giro d'Italia. Arrivato Dario Davide Cioni con un tempo piuttosto alto, immagine invece qui dedicata a Giuseppe Garibaldi, che è stato sostanzialmente a Trevignano una sorta di fil rouge di questa Giro d'Italia. Eh sì, proprio partendo dalla Sardegna, continui riferimenti, citazioni, tappe che partivano, transitavano in luoghi cari a Garibaldi, dove Garibaldi ha fatto la storia d'Italia. E anche qui, come vediamo, a Verona ci sono testimonianze importanti. Verona, veronese doc Damiano Cunego, vincitore di un mondiale su queste stesse strade da juniores nel 1999. Nel 2004 Cunego vinse il Giro d'Italia e quest'anno aveva dichiarato sin dall'inizio che avrebbe voluto, insomma, cogliere il bis. È una Damiano Cunego non stellare, però ad alti livelli, che quest'oggi... Sono curioso di vedere quella che sarà la prestazione di Cunego, quarto in classifica lì a un minuto e un secondo dalla terza, vale a dire Gilberto Simoni. Cunego ha tutte le possibilità addirittura per ribaltare la situazione a suo favore, visto gli innegabili progressi compiuti a cronometro nelle ultime stagioni. E poi Cunego è particolarmente motivato, qui a Verona, in casa, vinse il titolo iridato juniores nel 99, nella prima, nel primo mondiale disputato qui a Verona. Ricordiamo, il secondo è quello già citato del 2004. Un Cunego che conosce praticamente, dice lui, tutti i tombini di questo percorso, e direi che... Si conta, ma non tantissimo, su un tracciato di questo tipo, no Marco? Sì e no, nel senso che comunque organizzi lo sforzo nel migliore dei modi, e il fatto che la salita sia posta abbastanza all'inizio di questo percorso, direi che lo favorisce, perché può guadagnare psicologicamente un vantaggio prezioso. Nel frattempo il cui quadrato Paolo Savoldelli si riconferma il migliore dopo 20 km e 800 metri di corsa, e il suo vantaggio nei confronti di Zabrinsky a questo punto è di 9 secondi. E anche se Zabrinsky in questa parte, tra il chilometro 10 e il chilometro 20, come era logico aspettarsi, ha recuperato qualcosina nei confronti di Savoldelli. Ora la parte più scorrevole del percorso. Sinora la media per Savoldelli è di 47,3. Abbiamo visto invece qual è la media finale, quindi qui si tratta di velocizzare. Ora vedremo chi a 55 all'ora, perché l'ultima parte di questo percorso si affronta a 55 all'ora, riuscirà ad avere la meglio. Praticamente i due sono alla pari. Ora contano però anche le condizioni meteorologiche. Secondo me Zabrinsky ha incontrato, come ci ha detto Marco Pastonesi, parecchia pioggia su alcuni tratti del percorso, forse, con anche alcune pozzanghere. Sì, e forse questo potrebbe essere a vantaggio di Savoldelli, anche se, ripeto, il vento potrebbe avere un ruolo in questo finale. Se il tempo migliora, in genere il vento è contrario. Allungano a borraccia Pietro Algeri a Gilberto Simoni, il quale si serve di questa borraccia per rimpolpare la sua di borraccia. Mentre qui sta per arrivare Fortunato Vagliani, un altro degli uomini più offensivi d'attacco di questo Giro d'Italia. Sì, è anche secondo nella classifica generale del Gran Premio della Montagna. Tutti punti ottenuti con lunghe fughe, quindi un Vagliani molto presente. Intanto molto rilassato Gilberto Simoni alla partenza. Eh sì, dall'alto della sua esperienza. In effetti ostenta sicurezza Simoni, ora lo vedremo all'opera. Qui invece inquadrato c'è Petrov,
vale a dire il settimo della classifica generale, il campione del mondo juniores della specialità nel 2000 Plouay, dove vinse anche la prova in linea. Attenzione perché Petrov rimane cronomena di qualità. Sì, e ieri era in fuga Petrov, ha cercato la soluzione nel finale, poi ha due cadute proprio negli ultimi chilometri, niente di grave per lui, ma è risultato sfumato. C'era in fuga Maio in quell'occasione. Sì. Poi Petrov è impegnato a una trentina di secondi nell'inseguimento. Certo. Mentre va ricordato insieme, che dopo questo strappo, certo, sul quale si sta esibendo Paolo Savoldelli, sarà quasi tutta una discesa giù in direzione di Savoldelli attraverso le colline della Valpolicella. Di nuovo inquadrato Petrov. È potente Petrov. Sì. È un cronomen, è un cronomen nato, anche se di segnali importanti in questi ultimi anni ne ha dati pochi. Credo che sia un po' un Giro d'Italia del riscatto per lui. Effettivamente tutta la sua squadra puntava sul risultato, gli ha dato molta fiducia. Petrov, che comunque ripaga la squadra perché ora è settimo, addirittura può andare a riprendere il sesto posto di Ricò, che è 3 minuti davanti a lui in classifica generale. Sì. Ricò, che non è fortissimo forse a cronometro, oggi se ne avrà penso la conferma. Ricò che però lotterà per questo sesto posto. Intanto vedete sulla destra del vostro teleschermo il campione d'Italia della specialità Marzio Bruseghin, Petrov è al centro, sulla sinistra c'è Paolo Savoldelli, una Paolo Savoldelli che sta viaggiando a ritmi decisamente belli e sostenuti con questo colpo di pedale pieno, tant'è che il bergamasco più o meno lì a metà percorso viaggia con il miglior tempo. Incredibile i tempi dopo 10 km, cioè dopo la salita, praticamente 4 corridori in 10 secondi, primo Savoldelli, secondo Bruseghin a 8, terzo Ignatiev che poi è calato però a 10 e stesso tempo per Zabriskie, quindi 4 corridori in 10 secondi. Mentre stanno andando piuttosto bene in questa prima parte sia Pellizzotti sia Nibali, che sono a poco meno di 30 secondi rispetto allo stesso Paolo Savoldelli, anche se il dato che più conta a questo punto rimane evidentemente un altro, e cioè valutare quella che sarà la prestazione che fornirà da qui alla termine per l'appunto Paolo Savoldelli, mentre ora, dopo la partenza di Gilberto Simoni, ecco qua il secondo della classifica generale, la maglia bianca, il miglior giovane di questo Giro d'Italia, vale a dire la lussemburghese Andy Schleck, che per la prima volta in carriera da professionista si presenta su una distanza di questo tipo, e cioè superiore ai 40 km. E questo è il grande punto interrogativo per quel che riguarda Andy Schleck, che eventualmente deve recuperare 2 minuti e 24 a Danilo Di Luca se vuole vincere il Giro d'Italia, ma mi sembra operazione davvero al limite dell'impossibile. Da parte sua lo stesso Schleck ha un margine di 4 secondi in classifica generale nei confronti di Gilberto Simoni, che è il terzo, e poi c'è Cunego che è lì a 1.05 da Schleck, mentre Mazzoleni rispetto alla lussemburghese deve recuperare 1 minuto e 22 secondi. Credo che conti soprattutto l'esperienza di Alain Galopin, che lo segue da vicino, gli darà consigli, gli dirà di non partire troppo veloce, di risparmiare energie, di dare il massimo nel finale. Andy Schleck che comunque ha alle spalle quella cronometro di Losanna che l'ha proiettato all'ottavo posto, d'altra parte è arrivato anche settimo in classifica generale a un Tour de Romandie dove Schleck non aveva certo la condizione attuale. Schleck è cresciuto in queste settimane, credo che questi fatti possano dargli comunque un po' di fiducia. Fra 4 minuti e mezzo sapremo se Paolo Savoldelli si riconfermerà o meno su questi livelli, e cioè livelli di assoluta eccellenza, e capiremo se ha concrete possibilità di superare poi qui addirittura l'arrivo a Verona nel miglior tempo dell'americano Zabriskie. Comunque la differenza si è creata nel secondo settore di questa cronometro, soprattutto detto dei vantaggi o della vicinanza estrema dei primi della classifica della cronometro nel primo tratto di strada dopo 10 km, mentre questi distacchi si sono di parecchio ampliati nella seconda parte di questo percorso, al punto che Ignatiev e Belovocic e soprattutto Bodroghi, che era lì molto bene, sono... si sono
presentati con un minuto di svantaggio in quel tratto di percorso, quindi da quegli 8-10 secondi subito un minuto. Forse è quella la parte più difficile da interpretare del percorso, perché si è appena davanti la seconda salita e lì bisogna considerare, calcolare bene gli sforzi. Intanto però a questo punto ricordiamo ancora, massima attenzione focalizzata sui tempi che faranno registrare i primi della classifica lì al primo passaggio intermedio dopo una decina di chilometri di corsa. Ricordiamo ancora, questa è una cronometro dove si lotta per il successo di tappa, una lotta annunciata tra Drabinski, che è attualmente al miglior tempo finale, e nella quale si inseriranno evidentemente anche Paolo Savoldelli così come Marzio Bruseghini. Il resto invece, ed è quello che conta di più, è una lotta per la classifica generale con Danilo Di Luca che sta per partire in questo momento e che ha ampi margini di tutta sicurezza nei confronti di Andy Schleck e di Gilberto Simoni, rispettivamente secondo e terzo, entrambi lì a circa 2 minuti e mezzo dallo stesso Danilo Di Luca, che rispetto a Gilberto Simoni, se non fosse stata per la cronosquadre in quel della Maddalena e per l'altra cronometro, la cronoscalata di Europa, ebbene, tolti questi due risultati, Di Luca e Gilberto Simoni fino a questo momento sarebbero lì separati da soli 5 secondi. E avrebbero decisamente dato più spettacolo oggi, ma bisogna anche considerare, Armando, che senza quel distacco Di Luca si sarebbe comportato diversamente, ad esempio nella tappa di Bergamo, la corsa sarebbe andata in generale in modo molto diverso. Però è un dato significativo su quello che, al di là di questi 2 minuti e mezzo, è stato il grande equilibrio dei valori espresso da questo Giro d'Italia. Certo, poi Danilo Di Luca qualcosina in più rispetto a tutti gli altri, ma non tantissimo in più come era successo lo scorso anno con un Ivan Basso che era sulla luna e tutti gli altri giù per terra. Sì, praticamente non c'è stato spettacolo, Basso accelerava e tutti gli altri si staccavano, mentre che è vero, quest'anno è stato diverso e si vede anche dall'audience che ha la Rai. E in effetti c'è più gente che segue questo Giro d'Italia proprio perché crea più emozioni, c'è più incertezza. Sì, a noi interessa soprattutto la nostra audience però rispetto a quella della Rai, Marco. Sì, certo, sì. Però intanto, è un dato indicativo per quanto riguarda il ciclismo italiano. Intanto sempre Paolo Savoldelli che si sta avvicinando a questo passaggio lì al chilometro 30. Lì Zabrinski 37.54, vedremo quello che saprà fare Paolo Savoldelli. Inquadrato Andy Schleck. Dopo quasi 5 minuti di corsa, ricordo, grande punto interrogativo per quel che riguarda il lussemburghese, visto che mai in carriera si è proposto su una distanza a cronometro di questo tipo. Il tifoso che avete visto l'inquadrato già in precedenza è diversi per l'appunto tifosi presenti qui lungo il percorso, con questo spaziale cappellino che è il simbolo totemico di Marzio Bruseghini, vale a dire questo cappello con le orecchie d'asino. Fa collezione d'asini Bruseghini. Ne ha 17, 6 sono in arrivo, quindi chiaramente non può che essere il suo simbolo. Pozzovivo il terzo dei giovani, mentre questo il grande dominatore dei giovani con questa maglia bianca. Schleck, che certo se avesse vinto questo Giro d'Italia o se vincerà il Giro d'Italia spezzerà una tradizione ormai che si è creata con vincitori solo italiani. È dal 96 che non vince uno straniero, hanno sempre vinto italiani. Nelle precedenti 5 edizioni ha vinto sempre uno straniero, Tonkov, Rominger, Berzin due volte Indurain in precedenza, mentre che poi si sono alternati Gotti due volte, Pantani, Garzelli, e Savoldelli due volte, Simoni due volte, Cunego e Basso. Vabbè, ma non c'è più stato uno straniero. Marco, avevi ragione, ho detto troppo presto che Zabrinski avrebbe vinto questa cronometro, in realtà la vince Paolo Savoldelli. Savoldelli quindi con un grande riscatto veramente. Savoldelli qui dimostra che avrebbe potuto anche vincere il Giro d'Italia. Però attenzione, il dato che conta di più per i giochi di classifica è rappresentato dal tempo fatto segnare da Eddie Mazzoleni dopo 10 km di corsa. Ebbene, Mazzoleni è lì a soli 16 secondi dal suo compagno di squadra Paolo Savoldelli e però sicuramente farà meglio di tutti gli altri uomini di classifica, perché a quel punto dopo 10 km i migliori tempi sono solo quelli dei cronoman veri, quelli che sono fuori dai giochi di classifica, vale a dire Savoldelli, Bruseghini, Gnatchev e Zabrinski. Subito dopo questo quartetto c'è per l'appunto Eddie Mazzoleni.
Sì, anche se quei 10 chilometri bisogna insomma considerarli relativamente, perché presentano quella salita più lunga, sì, delle altre, e quella che insomma praticamente caratterizza questa prima parte del percorso, molto diversa dalla quella finale, quindi tutto può ancora cambiare. Ma se Mazzolini va forte lì, chissà nel finale rispetto agli altri. Beh, chiaro che lì ha posto una bella ipoteca Mazzolini per ben figurare nel finale. Detto questo, ci fermiamo per qualche secondo, andiamo in pubblicità e poi di nuovo qui in diretta lungo le strade di questa penultima tappa del Giro d'Italia, una cronometro che porta i corridori da Bardolino a Verona, lungo 42 chilometri. A tra un attimo. Bene, rieccoci qui con in immagine Andy Schleck, il secondo della classifica generale. Ricordo ancora la situazione a questo punto: vede attualmente al comando l'americano David Zabrinsky, vale a dire il vice campione del mondo della cronometro, secondo all'ultimo mondiale è solo a Fabian Cancellara. Zabrinsky ha chiuso la sua prova in 52-58, questa cronometro di 43 chilometri. Ora però il suo tempo sarà concretamente minacciato dalla prova che sta fornendo Paolo Savoldelli, il quale ha annunciato con dei tempi decisamente migliori rispetto a quelli di Zabrinsky. Come già ho ricordato in precedenza, questa è una corsa nella corsa, si lotta per il successo di tappa qui a Verona, ma si lotta soprattutto per salire sul podio domani a Milano, dove si chiuderà questa 90esima edizione del Giro d'Italia. Intanto Damiano Cunego con un ottimo tempo nella prima parte, sì, della corsa, che però, ripeto, presentava questa salita più adatta certo ai mezzi di Cunego, poi Cunego, sì, dovrà difendersi, quindi bella lotta che si annuncia per il podio, per le posizioni sul podio. Cunego attualmente è quarto a 3:29, quindi avrebbe un minuto da recuperare su Simoni. Esatto. Ed eventualmente nei confronti del quinto quadrato Andy Schleck, il veronese, deve recuperare un minuto e 5 secondi. Cunego, come detto, dopo 10 km dei 43 in cartellone, è più o meno viaggia sugli stessi tempi di Eddy Mazzolini, che è il quinto della classifica generale. Gli altri direi che li dobbiamo un po' dimenticare, perché ricordiamo i vari Savoldelli, Bruseghin e Zabrinsky. Stanno lottando, hanno già lottato per la vittoria di tappa, ma la lotta che più conta evidentemente è un'altra. E per ora Cunego sta appunto sorprendendo, è vero che quella è la parte più adatta alle sue caratteristiche, quella, sì, prima parte del percorso, è vero che lui qui si sente in casa, ha un tifo sulla salita che è tutto per lui, però staremo a vedere, c'è quella parte finale certamente non adatta a lui, ma non è neanche adatta a quel, sì, al quinquadrato di Luca, quindi staremo a vedere. Tutto vestito di rosa da Nino Di Luca, manca solo la borraccia rosa, mentre qui arriva Vincenzo Nibali. Ottimo tempo per il giovane messinese, uno degli astri nascenti del ciclismo internazionale, compagno di squadra di Danilo Di Luca. Di Nibali sicuramente sentiremo ben presto parlare a livelli più importanti rispetto a questo Giro d'Italia, dove pure ha corso già ad ottimi livelli. Sì, è Nibali che oltretutto è giunto in grandi condizioni a questo giro, vincendo due corse importanti, il Gran Premio Industria e Commercio e il Toscana, proprio in prossimità nell'ultima settimana prima del Giro d'Italia. Era giunto terzo, quindi ha fatto un bronzo mondiale a Zolder nel 2002 e a Verona a Bardolino nel 2004, quindi un ottimo passato. E poi l'anno scorso ha vinto una gara Pro Tour, quella di Plouay davanti a Fleccia e Popovic. Un corridore che ha un futuro spianato davanti a sé, questo messinese che però a Messina ci ha vissuto solo i primi, sì, 15 anni, poi è immigrato in Toscana, Mastro Marco, in provincia, sì, di Pistoia, e il suo percorso ciclistico vero inizia lì. Ma è un iter questo che sostanzialmente devono sopportare, tra virgolette, tutti i corridori, tutti i ciclisti, i giovani ciclisti che vengono dal sud Italia, dove, sì, c'è pochissima attività. Certo, c'è poco futuro, si riesce a fare gli esordienti, juniore, se poi in effetti bisogna emigrare. È un po' il destino a cui vanno incontro quelli che fanno questa scelta di dedicarsi tutta al ciclismo. Molti purtroppo nel sud per questo motivo smettono. Quindi intanto lasciare, sì, lasciare la famiglia, lasciare, certo, tutti i propri cari, beh, è una scelta non facile a 15-17 anni per un, sì, giovane.
Nel frattempo qui sta per arrivare Fortunato Vagliani, ma io sono lì a scrutare il cronometro, più che altro a scrutare le computer per capire quello che farà Gilberto Simoni. Eccolo qua, in effetti Simoni al passaggio al chilometro 10, già 40 secondi di ritardo nei confronti di Savoldelli, ma il dato che più conta è che Simoni a questo punto perde già 26 secondi nei confronti di Damiano Cuneo. Quindi ha un capitale, diciamo così, in secondi di poco più di mezzo minuto. Sì. Partito male Simoni, molto male. Era andato male d'altra parte anche nella cronoscalata di Europa. Simoni forse sta facendo la stessa cosa, quindi cronometro, sì, stregate per lui, anche perché era andato poco bene anche in quel prologo, cronoprologo, certo, a squadre in Sardegna. Anche se lì c'erano ampie giustificazioni per quel che riguarda la prova della Sonnier Duval Prodir, che sarebbe stata un'eccellente prova se non che la formazione di Mauro Gianetti, così come la CSC di Fabian Cancellara, che era la favorita per la vittoria in quella circostanza, erano state le due squadre più penalizzate dalle condizioni meteo, soprattutto dal vento, che poi quando si erano presentati lungo il percorso altre formazioni aveva cambiato direzione. Tutto vero, però Simoni in quella occasione non andò particolarmente forte all'interno della squadra, non emerse, non fu in grado, come sa fare lui, di, sì, porsi davanti in salita, no, di guidare i propri compagni. In quella circostanza erano stati Ricò e il nostro Rubens Bertoglietti. Sì. Quindi un Simoni deludente a cronometro, mentre che in salita abbiamo visto cosa è stato in grado di fare vincendo sullo Zoncolan. Da un punto di vista psicologico, Marco, quando parti così male, poi? Beh, certo, parti con l'handicap. Simoni a questo punto può contare sulla, sì, sua esperienza, ma quella prima parte del percorso doveva essere più adatta ai suoi mezzi. Eccolo qui Gilberto Simoni, il quale, lo ricordiamo ancora, dopo 10 km di corsa perde già 26 secondi nei confronti del quarto della classifica generale, vale a dire Damiano Cuneo. Forse è partito un po' troppo prudente, i primi 5 km sono praticamente in pianura, poi quella salita che doveva favorire Simoni, forse quei secondi, vediamo, li ha persi soprattutto, sì, in pianura. Vediamo, comunque, anche perché Damiano Cuneo aveva dichiarato, e poi certo lo ha detto parole, ma l'ho confermato con i fatti, aveva detto: io partirò a tutta, subito, con molta rabbia, con molta aggressività, con molta determinazione, ed in effetti il veronese ha avuto un avvio alla Fulmicotone, mettendo già in difficoltà, se non in imbarazzo, il qui inquadrato Gilberto Simoni. E da un momento all'altro lì, dopo 10 km, ci sarà il passaggio anche del lussemburghese Andy Schleck. Eccolo qua, ritardo di Schleck, 19 secondi nei confronti di Paolo Savoldelli, dunque più o meno sui tempi di Damiano Cuneo, anche se Cuneo rispetto a Schleck fa meglio di 5 secondi. Sì, comunque Schleck va bene, sì, direi dopo una prima parte del percorso, corsa a questa velocità, Schleck può stare tranquillo. Dunque è entrato bene in partita, se mi concedete il termine mutuato dal calcio, Andy Schleck, stessa cosa dicasi per Damiano Cuneo, mentre per il momento non sembra essere entrato in partita Gilberto Simoni. E allora vediamo un po' invece che cosa combina Danilo Di Luca dopo i primi 10 km di corsa, che avevano caratteristiche molto diverse. Qui siamo praticamente in zona rilevamento, qui siamo già nel tratto quasi in discesa dopo la prima salita. Dicevo, aveva caratteristiche molto diverse dal resto del percorso. La media di Savoldelli nella prima parte del percorso, nei primi 10 km, è di 41.500. Sì. La media finale, come abbiamo visto, si avvicina a 50. Quindi valorizza chi forse ha speso meno, ma comunque chi ha caratteristiche diverse. Beh, effettivamente c'è una sorta di spartiacque naturale tra la prima parte del tracciato e la seconda parte, quando ti lascia alle spalle le colline del veronese, piombi giù verso Verona. Ecco che effettivamente la conformazione del terreno cambia, e parecchio, si va quasi sostanzialmente in discesa, mentre ancora sulla prima parte di questo tracciato Danilo Di Luca, qui su una parte decisamente filante, però come abbiamo detto nei primi 20 km ci sono un paio di salite. Sta pedalando, mi sembra abbastanza, sì, bene di potenza Di Luca, non con l'agilità che lo contraddistingue spesso, però direi con efficacia. D'altra parte sa di poter correre tranquillo, sa di poter contare sui tempi dei suoi avversari, quindi ha continuamente monitorato la situazione Di Luca, e questo non può che tranquillizzarlo.
Pinotti. Maglia rosa per alcuni giorni lungo questo Giro d'Italia, la faccia pulita del Giro, una delle tante facce pulite di questo Giro. E forse ha speso molto comunque Pinotti proprio per difendere quella maglia, sì. È arrivato stremato a Nostra Signora della Guardia sopra Genova, Pinotti, dove ha perso la maglia e poi sì. Non è più mai più riuscito veramente a riprendersi. E pensare che lo scorso anno nella cronometro conclusiva del Giro d'Italia fu il terzo alle spalle di Ulrich e di Ivan Abbasso, ma proprio perché aveva corso quel Giro d'Italia con un altro spirito e aveva conservato molte più energie rispetto a quest'anno, dove si è presentato a questo appuntamento insomma un po' in difficoltà. Intanto Danilo Di Luca, degli uomini di classifica, Danilo Di Luca è il migliore, quindi più forte di Schleck, più forte di Cunego, più forte naturalmente di Gilberto Simoni, così come di Eddy Mazzoleni. Ora però per lui il tratto più difficile, certo Mazzoleni è favorito nella seconda parte del percorso, così come dovrebbe esserlo Schleck, però aver avuto questo vantaggio anche psicologico nella prima parte del percorso credo che sì. Serva molto, faccia molto bene a Di Luca. 7 secondi meglio di Danilo Di Luca rispetto a Andy Schleck nei primi 10 km di percorso, e poi lo ricordiamo ancora, tra il primo ed il secondo della generale comunque alla partenza c'era un bel divario, 2 minuti e 24 secondi a favore dell'abruzzese, che tra le altre cose ha lavorato molto la posizione a cronometro, lui che ancora fino ad un paio di stagioni fa aveva parecchie difficoltà e invece sta dando ottimi frutti il lavoro svolto in collaborazione con Sandro Callari, già tecnico, commissario tecnico della nazionale italiana su pista negli anni 90. Sì, certo non ha la morfologia ideale per fare il cronoman Di Luca, alto 1,74 e pesante 61 kg, non ha la stazza, non ha la mole per fare il vero cronoman, ma ha una potenza importante, sì. Alla soglia di 400 watt, corridore di Spoltore, ha l'esperienza anche necessaria per affrontare percorsi anche complessi come quello di oggi, sì. Credo che oggi veramente non abbia problemi. Sta già per arrivare a Verona Paolo Savoldelli, eccolo lì. Questo è il viale lungo il quale Oscar Freire vinse il mondiale sia nel 99 sia nel 2004, il corso di Porta Nuova, e poi però si arriva direttamente in Piazza Bra, che è anche il primo incontro per tutti i visitatori che arrivano a Verona e che da un momento all'altro vedrà sfrecciar via con il miglior tempo Paolo Savoldelli. Sì, per ora sfreccia più o meno sull'arrivo dei mondiali, perché sì. L'arrivo dei mondiali era posto lì. Proprio 150-200 metri prima di quello odierno. Eccolo qui dunque Savoldelli, Zabrinsky 52-58 a lungo. Non c'è partita. Era resistito lì il miglior tempo dell'americano, ora però arriva Savoldelli che vincerà sicuramente questa cronometro. Eccolo lì Savoldelli. Miglior tempo 52,20, 38 secondi meglio rispetto a Zabrinsky. Eh sì, Zabrinsky in effetti lo dicevamo ha ceduto un po' nella parte finale, Savoldelli l'ha certamente saputo, lui invece non ha ceduto, è stato regolarissimo, è stato fortissimo sempre su questo percorso, sì. e a questo punto vincerà meritatamente, quindi un riscatto, un risarcimento anche per la caduta patita. Sì. A Pinerolo con questa bellissima vittoria. Intanto qui vedete in immagine Gilberto Simoni, poi il turno di Danilo Di Luca, ancora una trentina di chilometri di corsa per la maglia rosa, dicevo Piazza Bra, quando arrivi a Verona sostanzialmente ti imbatti in questa piazza e poi subito lì a pochi metri la celebre arena, l'anfiteatro romano di Verona, che tra le altre cose ieri ha visto il debutto della Giulietta Romeo di Riccardo Cocciante, si replicherà anche questa sera. Sì, uno spettacolo moderno, veramente molto suggestivo, parecchia la gente che lo seguirà certamente, tutti i fans di Cocciante, ma anche i curiosi che invece sì. Vogliono ripercorrere in un altro mondo e in un altro modo le orme di Shakespeare. Non ha dubbi, non è un essere o non essere per il qui inquadrato Danilo Di Luca, che ha manifestato tutta la sua sicurezza, la sua personalità durante questo Giro d'Italia, sa bene quelle che sono le sue qualità,
sa bene che a 31 anni ha raggiunto il pieno del suo vigore psicofisico. Ecco perché sostanzialmente non è mai incappato in un minimo problema, no, Di Luca, dall'inizio del giro. Sì, doveva ritrovare quel Di Luca che nel 99 ha vinto il Giro d'Italia Baby, quello dei giovani. In effetti lì fu molto regolare, quella regolarità Di Luca l'ha finalmente ritrovata. Sembrava averlo fatto anche nel 2005, ma lì giunse da una primavera molto carica. È vero che anche quest'anno in primavera non è che non si sia visto, ha vinto la Milano-Torino, ha vinto una tappa della Coppi e Bartali e ha vinto soprattutto la Liegi, quindi si è già visto prima del Giro d'Italia, ma la Liegi era immediatamente prima del Giro d'Italia e semplicemente gli è servita per dargli quella fiducia che gli mancava ancora. Intanto però attenzione giro. Marco, attenzione perché c'è Eddy Mazzolini, lo vedete lì in maglia bianco-celeste con il numero 16, il bergamasco sta viaggiando più o meno sugli stessi tempi manifestati dal suo compagno di squadra Paolo Savoldelli. A metà percorso in effetti Mazzolini è secondo solo a Savoldelli e a Zabrinsky. Concede 14 secondi per l'appunto a Savoldelli, ma intanto fa meglio rispetto a Damiano Cunego di quasi 20 secondi, che significa che Mazzolini in classifica generale, una classifica generale in proiezione virtuale, ha già superato Cunego. E dunque Mazzolini attualmente è il quarto della classifica, ma potrebbe benissimo diventare il terzo se non il secondo, se continua a mulinare a questi livelli. Un colpo di pedale davvero splendido per Eddy Mazzolini, che sta facendo un po' la differenza, mentre qui sta per arrivare nel dirittura d'arrivo Stefano Garzelli, vincitore di due tappe, la prima in quel di Bergamo, una delle tappe più belle di questo Giro d'Italia, la seconda in Austria a Lienz, con una bellissima fuga sul finale. Quindi tranquillo, sa di non avere i tempi dei migliori, quindi Garzelli anche dopo la crisi di fame di ieri risparmia, lo vediamo in effetti molto sereno e senza la volontà di fare la cronometro vera, quella che implica un riscaldamento, uscire al mattino, un riscaldamento di un'ora, insomma tutto quello che fanno i migliori per preparare una corsa del genere. Intanto ritroviamo Gilberto Simoni, atteso da un momento all'altro lì al passaggio al chilometro 20, dunque esattamente a metà percorso. Era partito, è partito molto male Gilberto Simoni durante i primi 10 chilometri di corsa, parecchie difficoltà per il Trentino. Minacciata la sua posizione lì sul podio soprattutto da uno scatenato Eddy Mazzolini, ma anche da Damiano Cunego. Mazzolini che vediamo con un rapporto lunghissimo, probabilmente in questi falsopiani in discesa usa anche il 53-11, ricordiamo che qui si va, e forse troppo dura, infatti ha cambiato, forse ha messo il 12 a questo punto, qui si va a 55 all'ora, quindi una posizione perfetta per Mazzolini, lui sa fare queste velocità. Anche a Romandia, d'altra parte, pur non avendo pressanti interessi di classifica generale, andrò molto bene in quella cronometro finale di Losanna. Intanto attenzione perché Gilberto Simoni conferma il suo trend negativo dopo 20 chilometri nei confronti di Damiano Cunego, perde più di 40 secondi e quindi rispetto a Eddy Mazzolini perde già un minuto. E quindi Mauro Gianetti quest'oggi ci raggiunge in postazione, lo ricordo ancora, team manager della Sudia di Valla Prodir, in un momento non particolarmente esaltante per la tua squadra, Mauro. Ma oggi, insomma, oggi è una tappa, si poteva prevedere, si poteva anche prevedere, però una cronometro ci si può aspettare di tutti, una prestazione maiuscola di qualcuno e magari una controprestazione di qualcun altro. Oggi la controprestazione la sta facendo, almeno sino a questo momento, Gilberto Simoni. È partito male, poi chiaro che subentra anche un aspetto mentale quando vedi che si sta perdendo, certo. E diventa difficile. Adesso sarà importante riuscire a mantenere questo distacco, magari guadagnare anche solo 1-2 secondi, questo ti dà subito un morale per riuscire a spingere un po' di più e riuscire a contenere quel poco vantaggio che gli rimane per rimanere sul podio. Sì, però la partita nei confronti di Mazzolini sembra già persa, Mazzolini va sul podio se continua così. Adesso non so esattamente i tempi, quanto ha guadagnato? Ti confermo, a metà percorso Mazzolini viaggia già con un vantaggio nei confronti di Simoni di 1 minuto e 1 secondo. E ne aveva 1 minuto. All'inizio aveva meno. No, ma in classifica generale? In classifica generale aveva 1.18. Quindi è chiaro che Mazzolini rischia di andare sul podio. Sì.
Eccolo qui. D'altra parte ha fatto un bellissimo Giro d'Italia, ha corso per la classifica generale, ha cercato sempre di mettersi nelle fughe, nelle posizioni giuste per difendere la posizione in classifica generale, mentre Gilberto ha corso anche alla ricerca della vittoria di tappa. E quello che poi alla fine è un secondo, un primo posto di Gilberto Simoni, certo. È chiaro che vale di più. Gilberto, come abbiamo detto, ne ha fatti di piazzamenti al Giro d'Italia, uno in più o in meno, cambia poco, è importante che sia riuscito a vincere una bellissima tappa. Si sta per presentare lì al chilometro 30 più o meno anche Riccardo Riccò, con un tempo secondo le aspettative, mentre c'è da segnalare che Andy Schleck, dopo 20 km di corsa, dunque più o meno lì a metà percorso, viaggia sugli stessi tempi di Damiano Cunego, anzi rispetto a Cunego perde 6 secondi e quindi Gilberto Simoni perde anche nei confronti di Andy Schleck 36 secondi, giusti. Però d'altronde è Mauro, mi sembra di poter dire che Gilberto Simoni le cronometri in questo Giro d'Italia insomma le ha sempre interpretate male, perché nella cronometro a squadre nella Maddalena tra i più forti della vostra squadra è stato probabilmente il peggiore. Stessa cosa dicasi in occasione della cronoscalata di Europa. Sì, quest'anno non è riuscito a fare delle belle cronometro. Sembra un po' Mauro Gianetti quando faceva le cronometro. Allora è messo male. No, per fortunatamente va comunque meglio. Beh, secondo tempo all'intertempo di Mazzolini, quindi sta facendo veramente una grande prova. Addirittura fa meglio di Zabrinski e Mazzolini, eh? Che non è poco. Appunto. Ma Zabrinski ha corso molto sotto l'acqua, c'è stato un momento con tanta acqua, mentre questi corridori stanno affrontando un percorso asciutto nelle curve, vuol dire tanto. Ecco Marco, da questo punto di vista credi che i 27 secondi che ha accumulato di ritardo Zabrinski nel finale rispetto a Savoldelli siano figli soprattutto di questi cambiamenti? Quello no, perché Zabrinski è proprio andato più piano anche di quelli che sono partiti. Insomma più o meno con lui ha perso rispetto ai propri avversari di quell'ora, quindi un solo avversario rispetto a Bodroghi, sì, ma rispetto anche a tutti gli altri, quelli che sono partiti lì, ha guadagnato tantissimo nella seconda parte del percorso e molto meno intanto. Che cosa è successo a Bruseghini? Si è rotto il manubrio all'arrivo, impressionante, forse la protesi, per fortuna è proprio qua, perché poteva andargli molto peggio con che se gli va nella ruota anteriore è anche un ribaltone, con una bella lucidità riesce a tenerlo in mano e non farlo andare nella ruota, la bravo lucidità Bruseghi, che esibisci quando va a caccia anche e a pesca Bruseghi. Sì, Bruseghi che però non uccide gli uccellini, non quando va a caccia, colpi a salve. Oggi in effetti anche la sua cronometro un po' a salve, Anche se comunque attualmente è il quarto, eh? Sì, è quarto in classifica. Mi aspettavo quasi una cronometro un po' migliore. 46 secondi, Bruseghin era nell'ultimo intertempo, ora a 1,16. Bella la posizione di Mazzolini, molto aerodinamico, bello basso e direi che riesce a tenere un buon ritmo di pedalata ma con un rapporto giusto. Vero, però al di là della posizione insomma devi avere anche il fisico per andare a fare. No, certo, chiaro, il fisico, la testa, tante cose sono importanti. Intanto qui vedete da una parte Danilo Di Luca, dall'altra c'è Andy Schleck. Di Luca che è calato tra il chilometro 10 e il chilometro 20 perché durante la prima parte del percorso era davanti a Schleck, ora rispetto al lussemburghese accusa un ritardo di 7 secondi, però rimangono pur sempre quasi 2 minuti e 15 di vantaggio in classifica generale di Di Luca rispetto a Schleck. Certo, con un Mazzolini così anche la prospettiva del podio si allontana per Di Luca per Cunego che appunto si vedrà superato da Mazzolini che lotterà addirittura per la seconda piazza a questo punto, anche se Schleck si difende benissimo. Mazzolini rispetto a Schleck ha un ritardo di 1 minuto e 22. Quindi comunque Cunego rischia di fare una delle migliori o forse la migliore cronometro della sua vita, forse la seconda dopo quella del Tour de France dell'anno scorso e di non salire sul podio a Milano. E di non salire sul podio a Milano. Avrebbe dovuto prendere qualche rischio in più in certi momenti, ha corso proprio all'inseguimento dei corridori a ridosso o
subito davanti a lui senza mai prendere il rischio di far tirare. Spesso ha fatto tirare la sua squadra quando avrebbe dovuto far esporre la squadra del leader, quindi la squadra di Di Luca, e poi provare ad affondare. Invece ha corso proprio un po' così in difesa, ed è peccato. Bella cronometro di Pelizzotti intanto, sì. Pelizzotti che spesso ha sorpreso in bene, è uno scalatore Pelizzotti, ma è andato bene, dicevo, anche a cronometro, lui che comunque ha dovuto rinunciare alle proprie ambizioni personali perché in effetti nei momenti più delicati di questo Giro d'Italia ha dovuto correre, sì, per Di Luca. Nonostante questo è per ora nono in classifica generale. Intanto Mazzolini continua a guadagnare nei confronti di Damiano Cunego, tra i due in classifica generale questa mattina c'era un vantaggio di Cunego di 17 secondi, ora però al chilometro 30, dunque a poco più di 10 dalla conclusione, ecco che Eddy Mazzolini rosicchia a Damiano Cunego ben 48 secondi. Dunque Mazzolini sempre più lanciato verso la conquista del podio in questo Giro d'Italia, e qui chiude la sua prova Franco Pelizzotti con un buon tempo. Poco più di 2 minuti di ritardo nei confronti di Paolo Savoldelli. Straordinaria la prestazione di Paolo Savoldelli, partito veramente subito con un bel ritmo, è riuscito a mantenere fino alla fine, sì, una bella cadenza di pedalata, e poi sappiamo è uno specialista. Ha avuto qualche giorno di difficoltà, ma poi alla fine è uscito molto bene. Comunque Vadia si prospetta una doppietta a Astana a questo punto. Eh sì. Volevate essere solo voi gli autori delle doppiette, Mauro. Invece no. Cioè, importante farle noi, poi se le fa anche qualcun altro va benissimo, sì, insomma. Vediamo, comunque, valuteremo da qui alla termine quella che sarà l'eventuale ed ulteriore progressione che andrà a manifestare Eddy Mazzolini, mentre qui vedete Danilo Di Luca leggermente in difficoltà nel secondo quarto di tracciato. Scatenato invece sempre Eddy Mazzolini, il bergamasco lì sulla sinistra. Sta spingendo, mamma mia, si vede che ha un rapporto lungo e lo fa girare bene, anche Schleck pedala. Sì. Per fortuna di Danilo Di Luca, Mazzolini ha avuto una giornata non felicissima in occasione della tappa che arrivava su nello Zoncolana, dove ha accusato un po', vero Marco, quelle che sono le sue caratteristiche anche fisiche. Era la salita più dura. Sì, 70 kg portarli su lo Zoncolan certamente non è la cosa migliore rispetto a degli scalatori che pesano spesso 52-58 kg, quindi c'è uno svantaggio proprio morfologico importante. Mazzolini comunque si è difeso benino in quell'occasione, ai suoi livelli. Si è perso solo 2 minuti e 20, credi, sì, su Gilberto Simoni. Sì, quei 2 minuti e 20, 2 minuti nei confronti di Di Luca, che non gli permetteranno di vincere il Giro d'Italia, altrimenti, sì, avrebbe anche potuto vincere il Giro Mazzolini. Certo. Però Di Luca poteva contare proprio su quello Zoncolan, sì, e per quello ha lasciato il guinzaglio lungo a Mazzolini proprio sulle tre cime di Lavoreto, dove Mazzolini ha dato spettacolo. E certo ha preso qualche rischio lo stesso Di Luca, però spesso, appunto, come dicevo prima, si è trovato la squadra di Damiano Cunego a fargli da spalla, a tirare, proprio perché Damiano contava su questa cronometro, sa di essere migliorato tantissimo e contava appunto di centrare il podio qui alla fine. Beh, bisogna dire che in quell'occasione proprio le tre cime di Lavaredo, quelle della tua prima doppietta, quella Piepoli, in effetti Di Luca si è trovato negli ultimi 50 km senza squadra, ha dovuto fare tutto da solo per inseguire, ha dovuto contenere lo svantaggio rispetto a Mazzolini, sì, che nel frattempo se n'era andato, e poi rispondere sempre di persona. Sì. Nel frattempo Gilberto Simoni 39:13 perde 1 minuto e 26 secondi nei confronti di Eddy Mazzolini. Intanto addirittura il sole in questo finale che cambia, sì, completamente quindi le caratteristiche di questo cronometro. Certo un vantaggio comunque, perché la pioggia battente che hanno incontrato i vari, sì, Zabrischi e poi gli altri, Bodroghi eccetera, che sono partiti prima, e non, sì, permetteva di fare forse grande velocità. L'incognita è un po' il vento, perché appunto potrebbe esserci ora un po' di vento contrario. Nel frattempo Gilberto Simoni si sta difendendo un po' di più rispetto alla prima parte, mi sembra, eh? Attualmente giù dal podio, sì, però sì, beh, ma penso che la prestazione non possa più adesso guadagnare terreno su Mazzolini. È chiaro, a questo punto cercherà di difendere quantomeno, cioè più che altro andrà tutta, e vedere se riesce a difendere almeno il quarto posto e rimanere davanti a Damiano Cunego, anche se essere giù dal podio quarto, quinto,
non è che ci sia una grande differenza. Però molto onestamente, Mauro, perché ci sono un po' pareri discordanti, nel senso che Gilberto Simone lui dice ma sì, un po' di più, un po' di meglio cambia di poco la mia carriera. Pietro Girillo abbiamo sentito prima, invece dice no, ma secondo me lui ci tiene a salire sul podio. Ah, la verità dove sta? Ma no, ma sai, quando sei lì che puoi mantenere un podio, non penso che affronti la cronometro vada come vada, l'affronti seriamente, cerchi, cioè, sicuramente dai il massimo. Poi è chiaro, accetti comunque il risultato, insomma lui ha vinto una bella tappa, ne ha sfiorata un'altra a Bergamo per pochi metri, il suo giro veramente da comunque da incorniciare al di là del podio o del non podio. Anche perché Marco Vitali è stato l'unico vero rivale, credo, di Danilo Di Luca. Quello perlomeno più temuto, è quello che Di Luca ha sempre guardato con grande rispetto e in effetti l'ultima settimana di Simone è proverbiale, si sa che in salita può fare di tutto e quindi è giusto anche temerlo. Gli altri credo che Di Luca ormai li considerasse più nella loro dimensione. Schleck qui è presente perché è molto giovane, quindi non può andare ancora forse al di là di certi limiti, e Mazzolini per i suoi limiti in salita, Cunego perché non ha mai dimostrato veramente di poter prendere l'iniziativa. Nel frattempo Schleck niente male, lì ad una cinquantina di secondi da Paolo Savoldelli, ritardo nei confronti di Mazzolini perché questo è il dato che più conta per il gioco di classifica, 34 secondi. Ricordo che tra Mazzolini e Schleck in classifica generale c'era un vantaggio questa mattina per il lussemburghese di 1 minuto e 22 secondi. Nel frattempo riconfermo la discreta prestazione, meglio rispetto all'inizio, di Gilberto Simoni, che effettivamente a questo punto si sta salvando dall'attacco di Cunego abbondantemente, però il problema per il trentino è l'attacco decisamente più virulento che gli sta portando Eddy Mazzolini. Attualmente la generale finale sarebbe primo Di Luca, secondo Schleck, terzo Mazzolini, quarto Simoni, quinto Cunego. Ah, bravissimo, Mazzolini veramente ha fatto una bellissima crono, si è visto, si vede ancora nelle immagini di poc'anzi con ancora un bel rapporto, ma che riesce a far girare bene, non è che non si è piantato per niente, anzi ha una grossa scorrevolezza. Il vantaggio di Cunego rispetto a Simoni è che ha il Simoni davanti a sé, quindi con tutti i tifosi che gli indicano i tempi, e sarà questo un ulteriore stimolo perché abbiamo visto che Cunego reagisce sempre quando vede Simoni davanti a sé, scatta sempre un po' dietro a Simoni, e credo che l'obiettivo di battere il proprio ex compagno di squadra sia molto forte, gli darà la grinta per questi chilometri finali. Quindi poco importa non salire sul podio, ma è importante è arrivare davanti a Cunego, davanti a Simoni o viceversa sì. Inquadrato nel frattempo Danilo Di Luca. Danilo ha gestito bene, mi sembra, questo cronometro. È partito, poteva permettersi di perdere abbastanza terreno, soprattutto su Mazzolini e sullo stesso Schleck, 2 minuti e mezzo, quindi è partito gestendosi al meglio questa cronometro. Sapeva di non dover forzare al limite dalla partenza e dover prendere dei rischi di piantarsi e di poter accelerare o aumentare da metà gara via, come mi sembra il caso adesso. Nel frattempo Mazzolini chi sta raggiungendo la davanti? Partito 3 minuti prima di lui. Mazzolini, che non aveva certo la condizione attuale, comunque è giunto quinto alla cronometro finale del Romandia di Losanna, quindi già lì insomma aveva dimostrato qualcosa. E per Enrico comunque sarà abbastanza importante, no? Vabbè, certo, a questo punto mantenere lì mancano pochi chilometri, a tiro Mazzolini. Mancano poco più di 2 chilometri, per cui è chiaro che approfitterà del fatto di questa velocità di Mazzolini per rimanere più o meno in scia. Perché dietro di lui c'era Petrov che incombeva in classifica generale. 3 minuti da un cronoman, non è facilissimo difenderli per Ricco. No, in effetti. E Petrov è andato abbastanza bene. È andato abbastanza bene, potrebbe anche averlo passato, perché Ricco, chiaro, fa fatica ancora a cronometro, leggerino. Intanto, quindi, Marco, spieghiamo dal regolamento cosa non deve fare Ricco. Beh, non stare in scia, certamente deve porsi dall'altro lato della strada, quindi rinunciando a beneficiare appunto della scia di chi lo passa. Intanto il passaggio di Di Luca al chilometro 30, un ritardo nei confronti di Andy Schleck di 20 secondi. Una ventina di secondi di ritardo, certo, però Danilo Di Luca aveva una margine di 2 minuti e 24 rispetto al fin quadrato lussemburghese. Riconfermiamo pertanto
virtualmente la classifica generale, che sarà quella finale. Di Luca, maglia rosa, in seconda posizione Andy Schleck, il quarto Eddie Mazzoleni, il terzo Mazzoleni, certo, quarto Simoni, quinto Damiano Cunego. Questo a poco più di 10 km dalla conclusione di questa cronometro. Mentre intanto continua a resistere il miglior tempo finale di Paolo Savoldelli, a oltre 49 di media, 49 e 299 per essere precisi, 52,20 il tempo di Paolo Savoldelli, 38 secondi in meglio rispetto a Zabrinsky, 1,08 su Bodroghi. L'unico eventualmente in grado di battere Savoldelli a questo punto è il suo compagno di squadra Mazzoleni, ma non sarà facile, anzi, eccolo qua Mazzoleni. Ancora 700 metri per Eddie Mazzoleni. Credo siano troppi 20 secondi di svantaggio nell'ultimo rilevamento per Mazzoleni, però chiaramente sapendo il tempo del suo compagno di squadra, uno stimolo in più, una lotta interna e una lotta in famiglia, perché i due oltretutto sono molto amici, si allenano anche insieme. Intanto vedete là sullo sfondo i due portoni. Viale Freire. Vale Freire, potremmo ribattezzarlo così, due proprio successi così. E proprio qui c'era l'arrivo dei due mondiali vinti da Freire prima di quella entrata in città. Uno nel 99 vecchia, davanti a Markus Berg, l'altro nel 2004, anche quello in volata su Erik Zabel. Intanto ecco qui Eddie Mazzoleni. Ancora attenzione, pochi colpi di pedale per lui. Ah, potrebbe anche vincere questa crono. Anzi, secondo me la vince. No, è Zabrinsky quello sotto. Scusa. Mauro, 52-58, esatto, si inserisce nella seconda posizione di Mazzoleni. 52-56 a 36 secondi dal compagno di squadra. 49 di media. Paolo Savoldelli. Sì, in effetti ha perso ancora qualcosa rispetto a Savoldelli, 16 secondi nell'ultimo tratto. E però fare meglio di un certo Zabrinsky, che era il favorito numero uno per il successo in questa cronometro, significa che Mazzoleni, insomma, ha percorso questi 43 chilometri con tutto il furore agonistico che gli è riconosciuto. E che si merita il podio. Ora staremo a vedere. Sì, no, sicuramente va sul podio Mazzoleni. Sì, ora staremo a vedere. Non ci piove, in effetti non piove nemmeno più. È arrivato addirittura il sole. Che ha favorito un po' questi atleti, sia Savoldelli sia Mazzoleni, rispetto ad esempio all'americano Zabrinsky. E non sono comparabili i tempi, viste le condizioni molto diverse. Anche il finale presenta qualche curva, anche ci sono lunghi rettilinei, abbiamo visto sul percorso, però ci sono anche tratti con rotonde dove un po' bisogna toccare i freni, e lì Zabrinsky è stato certamente sfavorito. Intanto vedete Damiano Cunego che sicuramente non salirà sul podio al termine di questo Giro d'Italia, perché sul podio, come detto, arriva come una furia Eddie Mazzoleni, autore di un'eccellente prova in questa cronometro tra Bardolino e Verona. Voleva ubriacarsi di felicità lungo le sue terre Damiano Cunego, invece si è ubriacato. È come Eddie Mazzoleni, con una prova davvero da incorniciare lungo le colline della Valpolicella. Intanto ancora 10 km per Danilo Di Luca, ma in pericolo la sua posizione, visto quello che lo stesso Di Luca aveva accumulato prima di questa cronometro. Certo che, Mauro, se non ci fossero state le cronometro, per Gilberto Simoni sarebbe stato un altro Giro d'Italia. Beh, certo. Ha perso tutto quello che ha perso a cronometro. Tutto nelle cronometro, sì, sicuramente. Intanto sta viaggiando veramente molto forte Schleck, che era quinto nell'ultimo intertempo, quindi direi comunque una prova maiuscola per lui, appena dietro Buseghin e non distante da Zabrinsky. 54 secondi in quel rilevamento per Schleck, precedeva Pellizzotti e Cunego di 14 secondi. Cunego, questa era un po' la prova del fuoco per Andy Schleck, anche perché si sa che è un ottimo corridore, però non lo si conosceva benissimo a cronometro. E neanche lui si conosceva. Effettivamente sì, poi sai, dipende quando sei lì a giocarti un Giro d'Italia, anche la reazione mentale è importante. Da un punto di vista tecnico, morfologico, volete spiegarmi che cosa cambia? Abbiamo detto che evidentemente per interpretare al meglio cronometro di questo tipo devi avere, non dico un fisico bestiale, ma poco ci manca. Andy Schleck ha un fisico molto particolare perché è molto alto, 1,86, ma per soli 66 kg. Questo ti può permettere magari, vista l'altezza, di avere comunque migliori capacità rispetto ad un atleta come Di Luca, oppure conta di più il peso, Mauro? Ma sai, intanto c'è una leva più lunga, perché con le gambe così lunghe ha una leva più lunga per spingere dei rapporti.
e poi il rapporto peso-potenza cambia. Chiaro che ha un'incidenza poi aerodinamica il fatto di essere alto, non indifferente rispetto... È meglio, è no, certo. Sì, beh, è in una posizione una... diversa in sella rispetto comunque, a Di Luca. Esatto, comunque è più alto, quindi... Puoi perdere qualcosina. Puoi perdere qualcosina, però è chiaro che secondo me il fatto di avere le leve, quindi le gambe più lunghe, è importante per riuscire a spingere dei rapporti più lunghi. Infatti vediamo anche la differenza di pedalata, Di Luca mantiene dei rapporti molto più agili rispetto a Schleck, quindi magari anche un dente o due in più per mantenere un ritmo di pedalata più alta. Marco? Beh, e comunque Schleck ha una posizione aerodinamica migliore perché ha tutto il tronco in posizione orizzontale praticamente, mentre vediamo Cunego e anche Di Luca molto esposti perché sono più piccoli, sono più bassi di sella, quindi offrono comunque una resistenza del corpo, non delle gambe ma del corpo maggiore. Per un ragazzo più piccolo, cioè, è difficile riuscire ad abbassarsi cioè in maniera aerodinamica, quindi avere le spalle e la testa bassa, sì, come uno alto. Quindi ha il fisico perfetto Andy Schleck per fare tutto bene. Ah certo. Ah sì, sembra fatto apposta per arriva vincere corse a tappe. Intanto, eccolo qui, i portoni della Bra, entra in piazza Bra per l'appunto Damiano Cunego con un tempo di 54:37, quindi con un ritardo di quasi 2 minuti, 1 minuto e 50 rispetto a Eddie Mazzoleni. Vedete lì Mazzoleni a soli 36 secondi dal compagno di squadra Savoldelli, come detto è Cunego a 2:17, quindi Mazzoleni supera in classifica generale lo stesso Damiano Cunego. Giù dal podio dunque il veronese Cunego, che ripeto vinse il mondiale nel 99 da juniores in linea su questo arrivo di Verona, mondiale in casa, sì, perché Cunego qui corre in casa. Intanto l'immagine dell'arena di Verona, già avevo detto ieri il debutto del Giulietta Romeo di Riccardo Cocciante, rimane l'arena la più grande di quell'epoca romana, dopo naturalmente il Colosseo di Roma e l'anfiteatro di Capua vicino a Napoli, ma è quella decisamente conservata meglio, anche perché qui i cosiddetti conservatori dell'arena istituirono questa fondazione già nel 1580, tant'è che l'arena sostanzialmente è quella che esisteva già in epoca romana quando fu completato questo anfiteatro nel 30 d.C. Intanto ancora Andy Schleck e poi altre immagini davvero splendide di Verona, che rimane una delle città più belle e più affascinanti al mondo. C'è stato anche un arrivo del Giro d'Italia proprio nell'arena, c'è stata una partenza, anche un ritrovo di partenza bellissimo in un anno che ho vissuto anch'io. All'interno quindi, dell'arena? Sì, quindi l'arena è stata anche, diciamo, il teatro del Giro d'Italia in più occasioni. Intanto all'appello a questo punto mancano solo Gilberto Simoni, il qui quadrato Andy Schleck e naturalmente Danilo Di Luca. Eccolo lì, allora, Gilberto Simoni, partito male. Gilberto Simoni ha 55 secondi adesso per arrivare all'arrivo e si vuole mantenersi davanti a Damiano Cunego. In classifica, in però classifica comunque generale. Giù dal podio. Comunque giù dal podio, sì. Quindi quarto, quasi sicuramente Simoni. Dopo 2 vittorie a Giro d'Italia e dopo 7 podi in totale, ecco che Gilberto Simoni va giù per l'appunto dal podio alla termine di questa cronometro, ma il Trentino l'aveva dichiarato più volte, io credo che sia stato anche decisamente onesto. E già diversi giorni fa diceva, vabbè, il podio non è poi così importante, io voglio vincere almeno una tappa, e una tappa l'ha vinta. E che tappa? Quella dello Zoncolano. Al secondo se la giocano. Con Cunego. A 15 secondi per arrivare al traguardo. No, allora non ci arriva. Non ce la fa. 10 secondi, no. Allora Simoni, niente da fare. Questa mattina aveva un vantaggio di 1:01 nei confronti di Damiano Cunego. Mi sbaglio, appunto. No, perché sono 3 minuti di stacco. Io certo. Sono 3 minuti ora, quindi ancora un minuto adesso appunto, per arrivare al traguardo. E quindi ce la fa. Ce la fa a battere Cunego. Perso pochi secondi alla fine, sì. Ma vibri anche tu per questa lotta, tra Cunego e Simoni. Ma insomma, perché è un mio i due corridore, lo ricordiamo, si guardano in cagnesco. Ma no, intanto è sempre meglio quarto di quinto, alla fine è vero che cambia poco, però cambia poco. Allora,
Ultimi colpi di pedale per Gilberto Simoni, il tempo di 55.04 a 2 minuti e 44 da Paolo Savoldelli, e quindi si salva dall'assalto di Damiano Cunego. È stato bravo nella seconda parte del percorso, Simoni si è ripreso veramente, la prima parte del percorso sembrava più adatta alle sue caratteristiche, lì Simoni ha perso di più. Vedi che le cronometro spesso sorprendono, sì. Non, è difficile interpretarle. Ancora un chilometro per Andy Schleck. Ecco, Andy Schleck spesso abbassa la testa e la coda del casco si alza, questo poi chiaramente frena, non è una posizione, la posizione sì. Aerodinamica è questa, con la coda del casco appoggiata sulla schiena, ma lui l'ho visto spesso abbassare la testa, guardare il rapporto, guardare sì. I pedali, però questo chiaro non è che freni moltissimo, certo. Però a livello aerodinamico chiaro si perde. Deve arrivare entro 1 minuto e 20 secondi per salvarsi dall'attacco di Eddie Mazzoleni del lussemburghese. Armando, nessun problema, è già ai 500 metri. Quindi riconfermiamo la valutazione già abbondantemente fatta una quindicina di chilometri fa, con una generale finale che vedrà Danilo Di Luca al primo posto, Andy Schleck al secondo, Eddie Mazzoleni al terzo, quarto Simoni, quinto Cunego. Ancora 300 metri per la più bella sorpresa, e che sorpresa di questo Giro d'Italia, non ha ancora 22 anni, che compierà i prossimi giorni. Andy Schleck ha la sua prima grande esperienza in una grande corsa tappe, non solo conquista la maglia bianca di miglior giovane, classifica questa dedicata ai cosiddetti under 25, ma conquista anche il secondo posto della classifica generale, e gli applausi sono tutti per il giovane e brillante Andy Schleck. Complimenti, bravissimo, è stato straordinario su tutto il Giro d'Italia, è riuscito a rimanere coi migliori sulle salite, poche volte si è staccato dai primi, magari la Madonna della Guardia ha osato sin troppo e poi ha pagato qualche secondo alla fine, è stato bravissimo allo Zoncolan, Tre Cime di Lavarero si è difeso molto bene, e anche a cronometro, malgrado la sua giovanissima età, ha dimostrato di saperci fare e di poter in futuro migliorare ancora questa specialità. Sarà il primo degli uomini di classifica praticamente, se si toglie Mazzoleni, che effettivamente in classifica ci entra, ma che solo a un certo punto si è fatto avanti con quella bellissima fuga in solitaria dietro quell'altra di cui sono stati protagonisti Ricco e Piepoli. Intanto manca ancora solo e semplicemente Danilo Di Luca, vale a dire il vincitore di questa 90esima edizione del Giro d'Italia, un Danilo Di Luca mai impensierito dai suoi avversari, l'unico vero rivale per l'abruzzese è stato in alcuni momenti di questo Giro d'Italia Gilberto Simoni, il trentino è stato l'unico a cercare di attaccare per davvero e concretamente Di Luca, senza successo sì, altrimenti c'è stato soprattutto un Danilo Di Luca che ha gestito come meglio non avrebbe potuto questa situazione, anche dall'alto di una maturità psicofisica raggiunta proprio a 31 anni. E così Danilo Di Luca è sempre più vicino a conquistare questo Giro d'Italia. Un Giro d'Italia già conquistato quando era ancora dilettante, il cosiddetto Giro d'Italia Baby nel 1999, un quarto posto 2 anni fa, lo scorso anno una stagione per lui tutta quanta da dimenticare, forse anche abbagliato dai risultati ottenuti l'anno prima, forse si era allenato meno, quest'anno invece è ritornato a percorrere le vecchie strade. Quelle fatte anche di tanto sudore, di tanto sacrificio, di tanto allenamento. E allora Danilo Di Luca sempre più vicino a questa vittoria finale al Giro d'Italia, mentre questo cronometro andrà a Paolo Savoldelli. Ha corso bene questo Giro d'Italia Di Luca, era la prima settimana dove le tappe erano a lui adatte, ha guadagnato anche qualche secondo con gli abbuoni, col primo sì. Arriva in salita, ha fatto una straordinaria cronosquadre che gli ha permesso di guadagnare subito terreno sugli avversari e di poter correre veramente tutto questo Giro d'Italia in difesa e doversi difendere da pochi attaccanti, perché alla fine l'ha attaccato veramente solo Gilberto Simoni e una volta Edi Mazzoleni, per il resto nessuno l'ha mai sì. Attaccato veramente, e quindi per lui è stato facile veramente gestire dalla cronosquadre via questo Giro d'Italia sì. È facile dirlo ora, però effettivamente la mazzata che ha inferito su tutti quanti nella cronosquadre
dell'isola della Maddalena è stato importante. E poi Marco si è imposto soprattutto grazie alla sua personalità, no? Vero? Certo, certo, questa grande freddezza che ha dimostrato sempre di saper mantenere Di Luca anche in questo cronometro in fondo, dove ha gestito lo svantaggio di 20 secondi nell'ultimo intertempo, ad esempio rispetto a Schleck, e anche in questo finale. E buona cronometro poi per Di Luca, eh? Sì, 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 buona cronometro, certo. 47,5 di media per un ragazzo che non arriva, sì, ai 60 kg, era sicuramente una grande cronometro. Ha perso una trentina di secondi nei confronti di Andy Schleck, quindi, e dire che questo è il dato tecnicamente più significativo di questa cronometro in proiezione, vero Marco? Sì, quindi altri 10 secondi nella parte finale. Direi che però Schleck si ritrovava la parte di percorso più adatta alle proprie caratteristiche, sì, nel finale. Ci stanno questi secondi, anche perché a quel punto Di Luca ormai era sicuro di aver vinto il Giro d'Italia. Vediamo cosa, certo, fa, va a cercare lo sguardo addirittura di Zanatta, probabilmente del direttore sportivo, proprio per gioire insieme a lui. Vediamo che determinazione da parte di Di Luca, che grinta. Direi che è una vittoria strameritata, sì, la sua, proprio per questa continuità di rendimento e per questa capacità di gestire, sì, le situazioni anche più delicate. Bene, allora direi che su queste parole, su queste immagini possiamo anche chiudere qui questa nostra telecronaca diretta. Io ringrazio Mauro Gianetti, vi ringrazio anche Marco Vitali, sebbene poi va ricordato l'appuntamento, vero Marco, per domani, perché il Giro d'Italia sì da una parte finisce qui, ma d'altra parte domani in cartellone c'è ancora una frazione, quella che arriva a Milano, no? Sì, una frazione anche relativamente lunga, certo, lì, sì, non cambierà assolutamente niente nella frazione finale di Milano, però insomma ci sono 185 chilometri, anzi, sì, di più. Ma lo spettacolo sarà garantito soprattutto, sì, dal classico circuito finale. Sì, il circuito finale che offrirà certamente, come, sì, sempre, è sempre lo stesso il circuito, un grande spettacolo. Sarà tappa per Petacchi, per i velocisti, certo qualcuno credo cercherà di anticipare appunto la volata finale, quindi darà ancora più una patina di emozioni a questa tappa finale. Emozioni che quest'oggi invece ci ha regalato, direi, soprattutto da una parte Paolo Savoldelli, vincitore di questa cronometro, d'altra parte il suo compagno di squadra Eddy Mazzolini, secondo nella cronometro, davanti anche al vicecampione del mondo Zabrinski. Grazie a questo risultato Eddy Mazzolini in classifica generale sale al terzo posto e scalza dunque dal podio Gilberto Simoni, non raggiunge il podio nemmeno Damiano Cunego, un podio che vedrà domani a Milano festeggiare Danilo Di Luca in maglia rosa, Andy Schleck lì in seconda posizione e Eddy Mazzolini in terza. Ultima immagine di quest'oggi dedicata a Paolo Savoldelli, il vincitore della cronometro, classifica generale che, come detto, vede sempre Di Luca primo, sempre Schleck secondo, ma c'è l'inserimento in terza posizione di Eddy Mazzolini. Grazie per la vostra attenzione e buon proseguimento di serata, a domani. Signori, stiamo per brindare con Paolo Savoldelli, vincitore, splendida tappa.